Diciamo che non avevo voglia di registrare questo video, però di recente, proprio in questi giorni, ha fatto molto parlare la scelta di Gucci di una modella. Non è brutta, di più. Se è tra le 100 donne più belle del mondo, non voglio vedere le altre 99. Non si tratta di essere brutti, ma di non curarsi. Lei non si cura, ecco perché è così. Vi dovreste vergognare, me la chiamate modella questo cesso umano? Sembra la figlia di Fantozzi. È la ragazza più brutta che io abbia mai visto in vita mia. Basta fare i moralisti, è brutta e basta. È chiaro che il politicamente corretto ha ucciso del tutto questa società. Io per ripicchia non comprerei mai più niente da loro. Rimane il fatto che sia brutta. Dai su, sto ragazzo non è così brutto. Ma è bruttissima. Che belli i costumi degli orchi per il nuovo film del Signore degli Anelli. A me dispiace, ma oggettivamente non è considerabile bella. Sfido qualunque uomo ad andarci a letto. Finalmente un po' di giustizia per la figlia di Fantozzi. Ma almeno tagliati quei ciglioni, no? Vogliamo dire che è una bella ragazza? Ditelo, il vostro buonismo fa vomitare. Ho deciso di iniziare questa nuova rubrica che si chiamerà Pillow Talk. Quello di cui vorrei parlarvi oggi è questa nuova modella che è stata scelta da Gucci. È lei. Il punto è che io quest'oggi mi sono trovato su Instagram non questa foto, ma questa. La faccio vedere perché non ci potevo credere quando l'ho vista. Ma voi, dopo aver visto la modella di Gucci, acquisterete più qualcosa da questo marchio? Io no, ma perché non ho i soldi, ecco. E poi qualcuno qui sotto ha risposto: riguardo alla polemica e ai 1000 articoli scritti riguardo al body shaming nei confronti di Armie, vorrei solo dire questo: body shaming un cazzo. Mo, tutte ste riviste che la difendono, quando come tutti sappiamo a chi fa notizie importa appunto solo fare notizie. I cosiddetti insulti che le sono state rivolte sono semplicemente riguardanti il fatto che è brutta e non rispecchia i canoni di bellezza delle modelle che posano per shooting ritrattistici. Io vorrei dire che anche pochi mesi fa comunque è stata scelta una modella con la sindrome di Down per rappresentare una linea sempre di Gucci di mascara, e insieme a lei c'erano un sacco di altri volti particolari perché proprio il tema di quello shooting era la libertà, quindi non è la prima e non è l'ultima volta che una modella particolare, che poi io non riesco neanche a capire come è fatta a definire questa ragazza brutta, perché ditemi se è brutta. Chi è che stabilisce questi standard di bellezza e chi sei tu per dire che lei non li rappresenta? Forse sarà diversa, magari sarà diversa dalle modelle di Victoria's Secret, ma non mi sembra assolutamente una brutta ragazza. E come lei ci sono un sacco di modelle particolari perché le aziende vogliono vendervi un prodotto e una ragazza che sa attirare la vostra attenzione viene scelta, come è stato Gia. Non so se conoscete una modella di tantissimi anni fa, Gia. Praticamente in quegli anni andavano le modelle bionde, tutte perfettine, è arrivata lei che ha un pochino stravolto queste immaginario perché aveva look un pochino più aggressivo, questo sguardo più grintoso, quindi la moda è sempre stata improntata verso il futuro. E se il futuro è questo, ben venga. Mi fa ridere perché la gente parla di standard di bellezza come se fossero una cosa fissa e definita, ma non è assolutamente così, e soprattutto in questo momento non c'è uno standard di bellezza definito che vale per tutti. Io vi posso dire che sono anni, penso almeno boh, 6-7 anni se non di più, che seguo questa modella qui, ma ci siamo anche scritti, ci dobbiamo incontrare, siamo sempre stati in buonissimi rapporti e io ho sempre trovato le sue foto spettacolari, posso solo dire questo. L'idea che esista solo un canone di bellezza e se non rientri in quello sei fuori, lo trovo veramente pauroso da pensarci, cioè io non riesco a capire perché la gente crede che per essere belli bisogna essere così, bisogna essere come poi vorrei capire, perché scusami, è alta, magra, non è quello che adesso va, cioè non riesco a capire, soltanto perché magari non lo so, forse il naso è un po' diverso dalle modelle classiche, non riesco a capire perché io sinceramente, cioè capisco che è diversa da altre modelle, ma il fatto che è diverso è una particolarità secondo me che la rende unica e appetibile, perché comunque un volto come questo è molto più riconoscibile secondo me di volti come queste, che sinceramente io faccio anche fatica a notare la differenza. E guardate quanto poco make-up c'ha lei e quanto riesce a attirare l'attenzione. Cioè io soltanto per questo motivo anche la vorrei scegliere per una campagna. E questo non è buonismo, perché poi vi racconterò anche tutta la mia storia. Lasciatemi il tempo di spiegare. Dico ritrattistici perché le modelle che sfilano semplicemente nessuno le guarda in faccia, ma raramente hanno un bel viso.
perché sono manichini, non importa il viso. Ti dirò la verità, io che ho fatto modello per tanti anni, conta anche il viso, conta soprattutto l'altezza e avere delle certe dimensioni, ma conta anche il viso. Non necessariamente devono essere belle, ma devono avere un volto spesso che si presta a molti tipi diversi di make-up. Allora, per le modelle di Victoria's Secret è un altro discorso. Per le modelle da passerella, io per esempio ho sfilato alla settimana della moda di Tokyo, devo dire che preferivano dei volti semplici da truccare o che avevano un impatto anche senza trucco, però dipende molto dai marchi. Però questa cosa che lei scrive, che nessuno le guarda in faccia, quindi non importa il volto, non è assolutamente vero. Quindi questo dimostra che secondo me quest'utente non sa come funziona realmente, perché non è così, anzi spesso le vogliono con dei volti particolari, non lo so, magari per una certa linea vogliono delle modelle con dei tratti più forti, magari se l'immagine che vogliono produrre è più romantica cercheranno l'aspetto più delicato. Bel viso, mi fa ridere anche questa parola, perché che cosa vuol dire bel viso? Bel viso per chi, per cosa, per come, in quale epoca, per quale nazione? Cioè capisci che queste modelle sfilano in tutto il mondo molto spesso, quelle più pagate e ricercate. Per esempio, una delle mie modelle preferite è Devon Aoki, io la trovo bellissima, l'ho anche incontrata. È la sorella di Steve Aoki, che magari conoscete di più. Non lo so se rientra negli standard di bellezza classici. Io la trovo bellissima, però ci sono molte persone che la trovano bruttissima. A me fa ridere sta cosa. Però andiamo avanti con questo commento, perché veramente cioè, mi ha dato di un fastidio. Detto ciò, come tutte le donne hanno sempre dovuto sentirsi paragonate ai modelli estetici dei grandi brand, io non vedo dove stia un insulto se le persone esprimono un parere personale. Devi accettare le critiche. Se sei una modella, la tua faccia gira sulle riviste e hai dei lineamenti non armoniosi, ci sta che la gente dica che sei brutta. Sti moralismi mediatici, io, oltre a non comprenderli, non li sopporto. Cioè, cosa vuol dire? Cioè, le donne devono essere paragonate agli standard di bellezza imposti dai brand della moda. Allora, scusa, ma stai dicendo un controsenso? Perché se adesso i brand della moda promuovono un modello di bellezza diverso, non è un grande passo avanti, così la gente può anche essere diversa e felice. Cioè, ragazzi, una volta, forse perché c'era meno Photoshop, o forse perché c'era meno, non so, Instagram e questa voglia di essere perfetti, si usava meno la chirurgia, si usava meno make-up, però una volta c'erano delle ragazze diverse. Adesso sembra che quasi tutte vogliano seguire le Kardashian, cioè mi sembra quello il look che va per la maggiore tra le influencer di Instagram. 20 anni fa, secondo me, il look di Kim Kardashian non sarebbe stato considerato bello. I canoni di bellezza si evolvono e se tra l'altro questa evoluzione parte dai brand, non possiamo che esserne felici. Secondo me non vedo perché qualche utente deve lamentarsi o urlare al perbenismo o ancora peggio l'ha fatto per soldi. Perché la cosa più comoda di tutto ciò è che oltre a far incazzare comunque la gente che la chiamava brutta e che cazzo fanno i brand, si sono incazzate anche tantissime altre persone, magari che si autoproclamano femministe perché dicono hanno sfruttato l'immagine di questa ragazza proprio perché è brutta per poterci guadagnare sopra. Un commento del genere è come se dessi della scema a questa modella, che non mi sembra. Lei comunque ha scelto che la sua immagine sia sfruttata per promuovere un prodotto. Ha fatto un lavoro. Secondo te, se avessero preso Chiara Ferragni per questa modella di Gucci, non avrebbero usato l'immagine di Chiara Ferragni per vendere un prodotto? Cioè, alla fine gira che ti rigira la stessa cosa. Poi ci sono stati anche un sacco di articoli che ha detto: oh mio Dio, che grandi passi avanti per Gucci, che ha fatto questo per sensibilizzare le masse. Io vi dico, sì, ha anche sensibilizzato delle masse, magari in parte scegliendo questa modella, forse, non lo so perché non la vedo neanche così lontana dai canoni standard, cioè forse l'ha fatto per sensibilizzare le masse, ben venga, perché alla fine è stata una conseguenza di questa scelta, ma ovviamente è stata una scelta di marketing, ma cosa c'è di male a usare l'immagine di una ragazza? Cioè se tu fai la modella, tu presti la tua immagine per un prodotto. Non riesco veramente a capire il problema di certe persone che ti danno, cioè, veramente. Poi anche questa cosa di sei un personaggio brutto, devi accettare che la gente ti dice che sei brutta. Ma io non riesco a capire perché, tra l'altro, ho cercato su un sacco di siti in lingua inglese e questa notizia di Gucci ha scelto, perché io vi giuro, ho scritto su Google il nome di questa modella e l'ha scritta Ugly per vedere se usciva qualcosa. Oh, ragazzi, non so se non li ho trovati io, ma io non ho trovato nessun articolo. Io gli unici articoli dove ho trovato persone che dicevano che questa ragazza è brutta erano italiani. Infatti, se voi scrivete il suo nome brutta, escono una marea di articoli, cioè su Facebook esce veramente lo schifo più totale, per non parlare Twitter. Quindi io non riesco a capire perché tanti italiani hanno questa mania di
mostrare quanto sono stupidi al mondo. E io non lo dico tutti gli italiani, ovviamente, perché ci sono un sacco di italiani, e spero la maggior parte degli italiani, è proprio una nicchia piccola di italiani frustrati che per qualche motivo hanno da criticare. Sono le stesse persone che mi criticavano da piccolo, ma quello magari farò un video a parte. Io non riesco a capire perché se una ragazza ha successo, perché secondo me alla gente rode il culo, mi dà fastidio che questa modella adesso sta facendo soldi, che sta diventando famosa, e allora vi attaccate all'unica cosa che potete dire dicendo che è brutta. Ma le stesse persone sono le stesse che vanno a scrivere commenti come questi. Io mi chiedo, ma sta gente che scrive queste cose, una volta che ha scritto queste puttanate, come si sente? Cioè, io vorrei capire se si sente meglio. Che a Belen sicuramente non gli cambierà assolutamente nulla, continuerà a fare la sua vita lussuosa, bellissima e fantastica, e voi continuerete a vivere nel vostro mondo di frustrati sociali che mi fate veramente pena. Ci hanno inculato fin da piccini l'idea che un viso da pubblicità deve essere simmetrico e dai tratti dolci. Ok, adesso in quest'epoca ti hanno inculcato, inculato e inculcato, cosa dici? Inculcato questa immagine, ho capito, ma se tu vai indietro di 100 anni, secondo te l'immagine di bellezza che c'era 100 anni fa è la stessa di oggi? E secondo te tra 100 anni l'immagine di bellezza che ci sarà sarà la stessa di oggi? Capisci che le cose cambiano, i visi cambiano, cioè se tu vai da nazione a nazione la bellezza è diversa, è percepita in modo diverso, quindi questo commento ti fa veramente vedere come una persona frivola, escludendo il fatto che la bellezza è soggettiva. Oh, e lo dici. A me pare ovvio che lo stravolgimento di questi canoni di bellezza sia un pretesto per dare nuova visibilità al brand. Sì, ma come ho detto prima, non c'è nulla di male se danno pubblicità al brand. Guarda che figata, dai pubblicità al brand e in più fai vedere un nuovo canone di bellezza. Cioè, secondo me sono due cose belle, non è una cosa negativa. Personalmente io la trovo davvero spiacevole da guardare. Spiacevole da guardare, cioè vi rendete conto? Io ho preso un commento a caso, non è che ho preso chissà che, eh. Brava Amelie, continua con la sua strada, ma brava cosa? Perché fa un lavoro basato sull'aspetto fisico pur essendo brutta? Non commento neanche. Non ho stima per una gnocca che si fa pagare per il proprio corpo, perché dovrei averne per una brutta che si fa sfruttare per uno scopo di marketing? Sinceramente io ho pena per lei come per tutte le modelle, perché quelle che conosco personalmente non hanno altra aspirazione nella vita che diventare famosa. Madonna, quanti stereotipi, quanto sei scema! Ma ti pare? Tu non sai niente di che cos'è il mondo della moda, perché non è così. Cioè, io non so che modelle amiche hai, però io ho modelle che hanno sfilato per Gucci, che hanno sfilato per Dolce & Gabbana, e ti assicuro che ce n'era una che voleva fare la pettrice, ce n'era un'altra che invece ha fatto la modella perché lei era russa e non aveva tanti soldi nella sua famiglia, quindi ha scelto di fare la modella per potersi mettere dei soldi da parte, andare a studiare poi in America, è quello che ha fatto, e adesso pensa è diventata dottoressa. Quindi te scrivere ste puttanate sulla base delle tue due amiche o tre, che poi chissà se è vero, perché non è che me la sto prendendo con questo utente, non vi do neanche il nome. Questo è un commento che ho letto, però volevo rispondere perché mi fa ridere che ci sono queste persone che pensano di poter esprimere le loro opinioni in un modo così barbaro. Manco è una dote essere belle. Ti ci ha fatta tua madre così, dovrebbe pagare lei. Quindi niente, a me non piace, non mi piace proprio il concetto di usare una donna come mezzo per fare pubblicità. Non ho stima per chi mostra il proprio corpo come carne da macello, mezzo chilo di chiappa per la pubblicità del bikini. Vabbè ragazzi, io direi che questo commento si commenta da solo. Non ci trovo niente di male in questa scelta di Gucci e ho deciso di mandare un messaggio alla ragazza in questione. Non le ho scritto che è bella perché sinceramente mi sembra una cosa superflua, ma poi chi se ne frega. Poi vorrei raccontarvi questo piccolo ultimo aneddoto che in realtà avevo già detto in un video. Io quando ero piccolo comunque c'era una ragazza cinese che mi piaceva e c'erano dei miei compagni di classe che dicevano che era brutta. Adesso secondo me la bellezza asiatica è stata rivalutata, ma una decina d'anni fa non era così. Quindi vedete, anche solo per questo fatto la società è cambiata. Non lo so ragazzi, io non mi sono mai fatto problemi a frequentare nessuna, cioè sono stato con ragazze più magari in carne, con ragazze più magre, con ragazze più grandi, con ragazze più piccole. Io non riesco a capire perché questa gente non riesce a capire che magari non tutti la pensano in quel modo. Cioè, guarda che ci sono tantissime persone che sanno vedere la bellezza in varie forme.
E non è necessariamente perché magari non è uguale a una delle modelle di Victoria's Secret, cioè tra l'altro io trovo anche noioso che ormai tutte le modelle stiano diventando quasi uguali. Sono stato con persone molto diverse tra loro. Il giapponese si dice habakiroi e in effetti io sono sempre stato così, anche perché di solito mi interessa di più la persona e una volta che mi piace la vedo sempre bellissima a prescindere. Chi se ne frega se la società considera una persona bella o brutta? Cioè, mi spiace per queste persone perché hanno una visione così stretta del mondo che non riescono a vedere il bello che c'è in altre cose. E ragazzi, vi giuro che nelle relazioni ogni tanto ero io quello brutto, ogni tanto era l'altra persona quella brutta. Cioè, e c'era sempre qualcuno che vado a commentare. Tra l'altro, tra le cose più brutte, io sono stato con una ragazza che era molto più grande di me e io ero innamoratissimo, cioè stavamo benissimo insieme, l'ha anche conosciuta mia cugina, siamo andati a un sacco di party, eccetera, eccetera, e era un po' più grande di me e c'era gente che aveva iniziato a spargere la voce che io stavo con lei solo per un interesse, magari di qualche tipo, perché era una persona abbastanza rilevante, no? Sta qua una grandissima balla perché io in tutto e per tutto le ho detto di non presentarmi mai nessuno perché non volevo appunto mischiare comunque il mio lavoro con quello che era la mia relazione, anche perché quando si mischiano le cose poi va a finire male. Infatti poi è andata a finire male, vabbè, è andata a finire male per una serie di altre cose, magari vi farò uno story time. Un giorno di questi devo andare a casa di mia cugina, magari ve la presento. E niente ragazzi, si è fatto una certa. Vado a dormire che è meglio. Scusate questo sproloquio, questo video un po' senza sense. Ci vediamo al prossimo.